miei obiettivi, come ho detto più volte, è quello di uscire dal palazzo e lavorare con il territorio, con tutte le istituzioni. Il mio obiettivo è quello di creare all'interno della prefettura e al di fuori una squadra dove ciascuno ha le sue competenze, i suoi ruoli, ma l'importante è creare un sistema per mettere a fattor comune quelle che sono delle risorse umane, economiche, di mezzi e di uomini un po' risicate per tutti. Quindi fare sistema e cercare di attivare delle iniziative che possono aiutare tutti, in primo luogo ovviamente la comunità. Così il nuovo prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro, nella sua prima conferenza stampa aretina. 54 anni romana, compagna di corso di Alessandra Guidi, che l'ha preceduta, è stata subcommissario del prefetto Tronca nel comune di Roma, commissariato dopo l'addio di Marino. Quello di Arezzo è il primo incarico da prefetto in sede. A Roma aveva incarichi riguardanti il settore del sociale e la gestione dei campi Rom. Sui migranti ha infatti le idee molto chiare: fare in modo che i flussi migratori diventino un'opportunità per chi scappa dalla propria terra di origine e per i paesi che li accolgono. I primi impegni ovviamente sono tanti, nel senso che non ce n'è uno prioritario sugli altri. Quello che sto cercando di capire è quali sono le attività che sono state già iniziate per portarle avanti e non interromperle. Chiaramente ho cominciato a incontrare il sindaco, andrò di Arezzo per prima e le forze dell'ordine, col quale abbiamo comunque fatto una panoramica. E è chiaro che poi la prima domanda che mi avete rivolto anche voi è sull'immigrazione, quindi cercare di capire quali sono le attività, le iniziative che si possono mettere in campo per fare, come spesso mi piace dire, riempire gli spazi vuoti in modo che questi spazi vuoti diventino qualcosa di utile, una risorsa sia per chi viene accolto qui, ma anche per la comunità che accoglie.